Sì, beh, l'impressione era quella di un party, di un funerale, soprattutto prima che lui salisse sul palco ci sono stati una lunga serie di applausi quasi alla memoria, con tutti che ridevano e le persone più vicine a Di Maio che invece mordevano il freno, che dicevano questi sono sepolcri imbiancati, in realtà sono tutti contenti. Come il virus cinese sono dimissioni incubate in un covo No, di il virus cinese no, serpenti. che ansia, No, mamma. appunto dico, però il punto sta lì, cioè ieri Di Maio ha fatto un discorso molto lungo, quasi tre quarti d'ora, dove i primi minuti aveva la voce tremante, era un po' emozionato, e insomma, anche comprensibilmente. Dopodiché è diventato un discorso quasi livoroso, cioè è stata una serie di attacchi fortissimi, dicendo i peggiori nemici sono quelli interni, senza neanche un passaggio di autocritica, se non quelli generici che si dicono insieme, Ho abbiamo avuto fatto molti insieme. dubbi, le Ho avuto scelte molti sono state dubbi, abbiamo travagliate. avuto tante vittorie, altrettante sconfitte, però un'assunzione di responsabilità sulla sua gestione cesaristica, che è poi quello che gli è stato imputato in questi mesi, in questi ultimi mesi, sul fronte interno più che da fuori, non c'è stata. Tant'è che, da quello che sembra, la sua mossa è una mossa perché ha capito che con questa mossa può tenere meglio il polso del movimento che non restando capo politico assediato con i deputati che si Ma dimettono, che Comicino, a pochi scappano. giorni dalle elezioni...